Si definisce artista creativo Francesco Donadei, romano, classe 75, cresciuto in un ambiente dove si respirava l'arte, sin da piccolo educato nella disciplina artistica dal nonno restauratore e dal padre insegnante al primo liceo artistico di Roma in via Ripetta. Diplomato all'Istituto Europeo di Design, ha lavorato in pubblicità nel ruolo di Creative Director, unendo la sua passione per l'arte alla grafica. Secondo me ogni oggetto e ogni soggetto di per sé, anche se inanimato, ha dentro di sé una vita, in cuor suo ha una vita. Quindi mi piace pensare che anche un sasso dentro di sé ha dell'energia primordiale e vitale. Una passione nel campo artistico che non ha limiti, le sue opere su tela, su materiale di recupero, su carta, ma anche sculture, video, musica, sono sperimentazioni, come dice, di un mondo surreale, metafisico, al limite della realtà, affinché la percezione e la ricerca della perfezione sia determinata e determinante dall'inconscio stesso, come nel caso di uno dei suoi ultimi lavori, un video appunto molto particolare. Di questo che sta passando, sì, sono 300, e fondamentalmente più o meno il tempo di durata è un minuto, quindi 300 sketch, li rielaboro al computer e poi vengono assemblati attraverso vari programmi di grafica complementare. Lavorato con Paco de Lucía, ha studiato con passione e dedizione ed è andato fino in Andalusia per vivere e respirare quella che più che una semplice musica è uno stile di vita. Il flamenco è nel sangue di Matteo D'Agostino, chitarrista e virtuoso di questo affascinante genere musicale poco diffuso in Italia, prossimo al debutto del suo primo disco con brani originali interamente composti da lui. Bisogna imparare il linguaggio culturale loro, è come se uno deve imparare, che ne so, il cinese, o è una lingua e ci vuole molto tempo, molta passione per impararla. Io sono stato in Spagna tante volte, in Andalusia, per approfondire il dialetto musicale flamenco e infatti, ho vissuto lì e devo dire che è una cultura molto appassionante e musicalmente molto complessa. Cifra stilistica di D'Agostino, che suona accompagnato da Luca Caponi al cajon set, la versatilità, la tecnica e la capacità di fondere diversi stili, mantenendo una forte personalità artistica. Tanti gli stati d'animo che scorrono dentro, ascoltando una musica che unisce la nostalgia, l'allegria, in cui si sente l'orgoglio e il coraggio di un popolo con una forte identità. Diciamo che il flamenco nasce dalle influenze arabe, dalle influenze sefardite, dalle influenze indiane. Dall'India sono emigrati in Europa avendo due traiettorie differenti, dall'Africa e dal nord Europa, quindi dai paesi dell'est. Passando in questi paesi hanno assorbito le influenze musicali dei vari paesi e arrivando in Spagna, diventando stanziali, si sono mischiate con le tradizioni autoctone della Spagna, dell'Andalusia, sì. E quindi è diventato un incrocio incredibile di culture. Fateci sentire, ecco, per esempio un accenno, se si può, che so, della rumba. In attesa di presentare in anteprima il suo disco al Teatro del Lido di Ostia il prossimo 7 aprile, D'Agostino in tournée con lo spettacolo A chi me encuentro, scritto interamente da lui, che costituisce un punto d'incontro tra tutte le influenze musicali della sua lunga carriera. A chi me incontro vuol dire eccomi qui, vuol dire questo sono io, questo sono e vi presento come sono senza filtri. Questa è la... che diciamo è un'ottima indicazione anche per la vita in generale. Vero. E io l'ho scritto, ho dato questo titolo appunto perché nella vita fossi influenzato da questo pensiero. Comunque è il progetto musicale dove confluiscono molte delle influenze che ho avuto, influenze musicali che ho avuto negli anni. Ho suonato dal blues al jazz e poi sono arrivato al flamenco. Quindi quando compongo, naturalmente escono fuori altri linguaggi che si mischiano con quello del flamenco. A
ha disputato e portato a termine la 100 km della Sahara, la 100 km della Sahel, la 100 km del Caribe, due edizioni, la Short Marathon Extreme e molte altre corse in solitaria ritenute al limite dell'estremo come la Death Valley negli Stati Uniti. Lui è Daniele Barbone, maratoneta, imprenditore insignito del Six Star Finisher a riconoscimento di prestazioni e dedizione eccezionali per aver completato il Grand Slam delle maratone mondiali. Ad ADN Kronos Live ci spiega perché correre cambia la vita, che è poi il titolo del suo ultimo libro, Correre cambia la vita. È proprio il primo passo che è quello più difficile. Una volta che uno accetta il peso di questa sfida, che è mettersi le scarpe, uscire di casa e andare la prima volta, poi dopo il nostro organismo ha una reazione potentissima che sono le endorfine, e quando inizi a produrre endorfine ti piace quella sensazione. Senti, una domanda che ti volevo fare, ma tu come hai iniziato? Come ti è venuto in mente di metterti a correre? Io ero a Novara, una città che ha come caratteristica di essere fredda d'inverno, avere la nebbia e quindi non invogliare in nessun modo ad uscire a fare attività sportiva. Erano le feste di Natale e non avevo fatto altro, cena dei suoceri, e a quel punto mi sono detto: se non faccio qualche cosa va a finire che sto male. Sono uscito di casa per la prima volta accettando quella sfida con me. Mi è venuto in mente, ritornando a casa dopo aver fatto il giro dell'isolato, mi fischiavano le orecchie e mi sono detto: ma chi me lo ha fatto fare? Sì, ha chiamato qui un tizio, sta cercando un autista, ti interessa? Per la regia di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali, esce il 31 gennaio nelle sale italiane Green Book. Prevede qualche problema a lavorare per un uomo di colore? Lei nel profondo sud? Prevedo casini. Il film racconta del buttafuori Tony Lip, un italo-americano con un'educazione piuttosto sommaria, che nel 62 viene assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi del mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli Stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Perché fa tutto l'educato con quei coglioni? Perché per cambiare i cuori delle persone ci vuole coraggio. Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book, una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono bene accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo, ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda. È perfetto, Tony. Avanti, esci! Non vinci quando usi la violenza. Vinci quando mantieni la tua dignità. Tu nemmeno li conosci quelli come te. Tu, il pezzo grosso che fai concerti per i bianchi straricchi. Se per te non sono abbastanza nero e per loro non sono abbastanza bianco, allora dimmi chi diavolo sono io! Sono capaci tutti a imitare Beethoven. Ma quello che fai tu, con la musica, ti rende unico. Che si fa con le ossa? Si fa così. Raccoglilo, Tony. Ma se lo mangiano gli scoiattoli? Raccoglilo.